Europea, gli aiuti diretti, diciamo, al tabacco, che rappresenta non solo qui in Umbria, ma l'Umbria è un po' importante, un'importante attività di sviluppo. Ecco, quale sarà l'azione del governo per tutelare nel nuovo scenario di mercato europeo il tabacco made in Italy e soprattutto in particolare made in Umbria? Beh, in primo luogo noi stiamo attentamente negoziando con la Commissione europea e con gli altri Paesi membri la riforma della politica agricola, al cui interno il tema del tabacco è un tema presente, è un tema importante. Si tratta di trovare le giuste soluzioni per garantire il reddito dei tabacchicoltori. La coltura è molto importante, è una coltura che dà molto lavoro, c'è molto lavoro nella produzione di tabacco sia in campo che a valle, e quindi abbiamo ben chiaro che è un tema che deve impegnare il governo nel negoziato comunitario. Insomma, il tabacco è una cultura strategica per lo sviluppo, per la ripresa dello sviluppo anche in agricoltura. Sì, è una cultura strategica soprattutto nelle aree dove è concentrato. Il tabacco non è diffuso in tutto il paese, ha delle concentrazioni geografiche significative. La più importante è proprio in Umbria, dove ci sono un tessuto di aziende molto valide, molto performanti e anche con molta attività di trasformazione dopo la raccolta. Noi dobbiamo far di tutto per far vivere questa filiera. Tutto questo ci è ben chiaro nel negoziato che stiamo facendo a Bruxelles. Ha in testa qualche misura che si può anticipare? Ma naturalmente sì, perché noi abbiamo fatto dei suggerimenti all'Unione Europea. Noi chiediamo innanzitutto di mantenere il più a lungo possibile l'attuale livello di sostegno assicurato agli tabacchicoltori, cioè prevedere una transizione molto graduale, e poi al tempo stesso introdurre nuove misure nell'ambito di quella che si chiama la politica di sviluppo rurale, misure dirette a sostenere la competitività delle aziende, in particolare dei tabacchicoltori.